e bentornati in questa nuova puntata di Oggi Parliamo Di. La mia video rubrica oggi si occupa di Antonio Sparatore, un autore siciliano di Siracusa che ama la sua terra. Lui è un ingegnere, ma ha anche l'hobby della musica, della fotografia e della pittura. Nei suoi testi, nei suoi libri, ci parla per l'appunto della sua Sicilia. Ha scritto più di un romanzo dedicato a un ingegnere chitarrista che ha un sé un po' di giallo. Infatti il protagonista, Lore, si troverà in piccole disavventure, in piccoli misteri che dovrà risolvere, a volte anche in maniera ironica. Tale è stato il successo di questi racconti che ha anche scritto uno di questi libri dedicati all'ingegner Lore a quattro mani insieme all'autrice Graziano. In essi parla della sua Sicilia, la descrive nei suoi colori, nei suoi sapori, nei suoi ritmi. E stessa cosa ritorna anche in Ossigiani Brava Gente. Qui l'autore ci racconta, miscelando sapientemente il passato e il presente della Sicilia, una storia di persone che hanno a volte anche dei risvolti caratteristici della sua terra, ricordano qualche scena teatrale, dove ci mette in evidenza i rapporti tra la gente, sottolineando che magari, grazie al suo occhio attento, a volte non bisognerebbe soffermarci alla cattiveria e alla malignità delle persone, ma dedicare la nostra attenzione a chi la merita veramente. Oltre che della sua terra, Antonio nei suoi libri ci parla di sé, ci racconta della sua vita e della sua famiglia, lo fa in maniera delicata, a contatto con il cuore, senza mai essere invadente. Quando lui scrive il suo primo racconto, o comunque lo pubblica, questo è dedicato alla sua giovinezza, si chiama Una sera con la musica. È rivolto alla gioventù degli anni 50, che lui stesso ritiene fortunata perché hanno evitato la guerra e si trovano invece nel boom degli anni 60 con i ritmi e le musiche di quel periodo. Durante le sue presentazioni, infatti, Antonio, parlandoci di questo libro, farà sì che una ragazza intratterrà il pubblico leggendo alcuni brani di quest'opera e nel frattempo lui interverrà suonando e cantando le musiche dell'epoca, coinvolgendo tutti i presenti. Un'altra grande passione di Antonio, oltre alla sua terra e la sua famiglia, è l'amore per gli animali. Gli animali fanno parte dei suoi racconti, sono all'interno delle sue storie, addirittura in Una vita cambiata ci parla proprio della sua esperienza diretta con gli animali, nei 20 anni della sua storia in cui gli animali entrano a far parte della sua vita, ci racconta la sua famiglia umana e la sua famiglia animale, l'affetto che li unisce e il rapporto che fa sì che anche gli animali diventino parte essenziale ed importante della famiglia. Questi animali raccontati nelle sue storie vengono descritti anche all'interno del libro che vi voglio presentare oggi. Eccolo qui. Questo si chiama Matilde. Come vi dicevo, Antonio è stato ed è anche un fotografo. La copertina è stata realizzata da lui. La fotografia ritrae sua moglie che aveva tra le mani la protagonista di questa storia, Matilde la papera. Matilde non sa di essere una papera, vive felice e contenta all'interno della sua campagna insieme agli amici animali e agli amici umani. Non si rende conto delle differenze, vive di rispetto e di affetto, finché accade quella cosa imprevista nella vita che le porta a cambiare tutta l'esistenza. In un giorno durante una fiera, Matilde si ritrova a passare dalle mani della sua piccola cara amica e padrona a quelle di una sconosciuta che la porterà in un'altra città, in un'altra realtà e dove scoprirà di essere una papera e che sarà difficile essere accettate dalle proprie simili. Matilde, in effetti, troverà sì dei buoni amici, ma non tra le papere. Le papere saranno ostili all'arrivo di questo nuovo ospite indesiderato, non aspettato e soprattutto non conosciuto. Quindi Matilde scoprirà che è più facile essere accettato dagli estranei, per così definite razze diverse, perché vi vedono per ciò che sei, piuttosto che da te stessi simili. Sarà una battaglia di emozioni in cui si troverà a rapportarsi con dei buoni amici e con dei nemici. Avrà coraggio, più di quello che forse che lei stessa si aspetta, e dovrà combattere anche il rischio della sua stessa vita per cercare di essere accettata dal gruppo delle papere. Ci riuscirà? Lo scoprirete soltanto leggendo questo libro. È un libro che si legge velocemente, è un libricino tascabile, circa 50 pagine, un po' di più, 54. È stato edito dal mio libro.it, come tutti i libri d'altronde scritti da Antonio Sparatore. All'interno dell'opera trovate quindi questo piccolo racconto che è una perla di emozioni e soprattutto indica un cammino che lo stesso autore sottolinea. Infatti è un'opera rivolta ai ragazzi, ai bambini, e come tutte le favole ha in sé una buona dose educativa, però lo stesso autore chiede che venga letto dai grandi perché li invita a riflettere sull'incapacità di accettare il diverso, lo sconosciuto, soprattutto sulla difficoltà che spesso noi grandi abbiamo per accettare le persone che non sono come noi o che non conosciamo.
Questo libro, insieme a tutti gli altri, oltre che sul mio libro.it, potete trovarlo anche su Amazon. Vi consiglio quindi di dare un'occhiata alla pagina di Antonio Sparatore, il mio libro.it, Amazon, ma anche su Facebook. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa nuova puntata di Oggi Parliamo Di. Vi saluto e ci vediamo presto. Alla prossima, ciao!